Che palle! Che palle! È una cagata pazzesca! Ma basta un culo, va! No, questa no, questa non accetta, mi dispiace, cioè c'è un limite ogni cosa. Non ce la voglio più! Buono, 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 buono. Squadra antifuffa. Solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Così si comincia a ragionare, no? Sette zitri sta cominciando. Sette zitri sta cominciando. Sì, è tempo. Trecchia, il whisky che si beve non con la bocca ma con l'orecchia, vi invita all'ascolto di Squadra Antifuffa. E che cazzo? Solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Fregna. Squadra Antifuffa. Solo bella musica. E a rifregna. Vai. Nuovo appuntamento con Squadra Antifufa, ben ritrovati. Ringraziamo e salutiamo con l'occasione il nostro amico Fabio, che si è aggiudicato recentemente il nostro premio fedeltà. E bravo Fabio. Fabio si è aggiudicato, vediamo un po' che disco era. Ah, Mary Jane Girls, In My House, il disco mix promo. Comunque bel disco, bravo Fabio. Gliene abbiamo dati diversi da scegliere e lui ha scelto quello perché era il suo preferito, e quindi con l'occasione si è anche aggiudicato uno dei dischi che cercava da aggiungere nella sua private collection. Allora, rimanete con noi, quindi ascoltateci anche voi, perché anche voi potreste aggiudicarvi uno di questi premi fedeltà, non per forza un disco, può essere anche un'altra cosa, quindi voi continuate comunque a seguirci. Abbiamo anche l'email squadraantifuffa@hotmail.com. Nella puntata di oggi, come tutte le altre puntate, ascolteremo bei classiconi, fanchettoni e bomboni, e quindi buon ascolto. Squadra Antifuffa. Solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Squadra Antifuffa. Solo bella musica. Che le sembra? Roba buona, roba bella, bella veramente. E ricordatevi che questo è soltanto l'inizio, Squadra Antifuffa. A me mi piace. A me mi manda il manicomio, mi manda. Gagliarda, affanze. Ridigine. Ti piace? Sì, sì. Come mi piace. Thank you.
me. You can take life where you want to if you have the key. Just party hardy and live your life. Don't think too much about stress and strife. Now I'm not saying to ignore when your path is blocked by a closed door. You need a plan of attack, you gotta find a way. Come on everybody, let me hear you say, don't stop, don't stop, keep reaching out. Got to keep pushing till you reach the top. Don't stop, don't stop, keep reaching out. Got to keep pushing till you reach the top. Top. Every door has a key that lets you get inside. And the key that opens every door in the world is the key that unlocks your mind. Persistence, that's the key. You got to keep on pushing if you want to be free. You've got the power, you've got the juice. You got your mind together, now turn it loose. Squadra Antifuffa nasce così per gioco. È un programma che è stato, diciamo, inventato come se fosse un programma radiofonico, ma che radio non è possibile poter fare per diverse ragioni. E quindi abbiamo deciso di farlo in questo gruppo, creando proprio un gruppo, Squadra Antifuffa, solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Il programma nasce con l'intento di prendere in giro, in senso ironico ovviamente, tutte quelle radio, quella grande maggioranza, quindi quella stragrande maggioranza di radio, locali e DJ, che ancora mettono musica commerciale, le solite cose sentite, risentite, strasentite ormai da più di 20 anni, o le stesse, le cosiddette stesse minestre riscaldate, o le fuffe, quindi musica di bassa, media o pessima qualità. Un classico esempio è i locali che mettono ancora durante le serate revival sempre le stesse canzoni, addirittura le stesse scalette. Ci sono DJ che hanno più di 40-50 anni che ancora suonano facendo le stesse scalette, quindi con gli stessi cambi, gli stessi dischi con gli stessi cambi, che è come sentire praticamente un CD mixato già fatto da più di 20 anni, sempre quello.
Quindi in locali dove mettono ancora, non so, La Febbre del Sabato Sera, piuttosto che Santa Esmeralda, Casey and the Sunshine Band, Le Freak, I Will Survive di Gloria Gaynor, parliamo sempre del repertorio revival, e quindi di tante produzioni belle che sono uscite, non si sa perché, ma decidono sempre di mettere sempre queste cose. Il loro motto ovviamente è sempre quello, tra virgolette sbagliato, perché non è detto che sia per forza sempre così o che debba essere così. Finché alla gente piace quello, mettiamo quello. La gente vuole ascoltare questo, mettiamo questo. E quindi vabbè, noi stiamo facendo un discorso ovviamente anticommerciale, che va quindi al di fuori di queste regole schematiche che ormai ci sono da anni. Molti ragionano in questo modo, quindi la pensano così e preferiscono lavorare ancora così. Classiconi, fanchettoni, bomboni, squadra di tuffa, solo belle chicche. Yeah.
programma è nato così. Noi abbiamo deciso di prendere una parte di un archivio che abbiamo, di tutti questi dischi accumulati negli anni, un po' per precedente attività come DJ e un po' come, diciamo, collezione. Quindi abbiamo una massa di dischi, un blocco di dischi dei quali abbiamo scelto una parte che abbiamo deciso di selezionare e di mettere nel programma. Dischi che hanno dei requisiti, devono essere, come dice il programma stesso, bei classiconi, fanchettoni e bomboni. E siamo andati anche a ripescare delle cose un po' particolari, non proprio estremamente rare, però meno commerciali delle solite. Quindi cerchiamo di mettere anche delle versioni diverse da quelle che si ascoltano di solito o che si ascoltavano all'epoca di solito, quindi anche dei reedite che noi stessi facciamo per dare, diciamo, un tocco diverso al programma, per dargli, diciamo, una piccola impronta, ecco. Questo non ci resta che ricordarvi che il programma lo potete continuare, se vi piace ovviamente, a seguire all'interno del gruppo. Vi potete iscrivere, potete entrare a far parte del gruppo direttamente dal gruppo Facebook, che è appunto Squadra Antifuffa, solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Potete mandarci delle email in privato sulla nostra email, che è squadraantifuffa@hotmail.com. Le puntate vengono pubblicate anche su YouTube,
Quindi se non volete entrare a far parte del gruppo, oppure ci entrate ma non vi va di seguirlo, non vi va di commentare e via dicendo, e vi stancate di vedere le notizie che pubblichiamo, potete rimanerne al di fuori e ascoltare le puntate che verranno pubblicate, lo ricordiamo, una volta a settimana su YouTube. Quindi verrà pubblicata una sorta di anteprima il venerdì sera e poi in replica il sabato nel pomeriggio, e poi verranno mano a mano ripubblicate sempre all'interno del gruppo durante la settimana. Quindi le puntate vengono pubblicate una volta a settimana, ok? Quindi vi auguriamo un buon ascolto, sperando che il programma vi piaccia. Squadra Antifuffa, solo classiconi, fanchettoni e bomboni. Mi dispiace veramente. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate i vostri commenti sulla pagina Facebook. Lo staff di Squadra Antifuffa vi ringrazia e vi rimanda al prossimo appuntamento. Non mancate. Ciao, è stato un piacere.